Buongiorno a tutti, direi che possiamo cominciare questo incontro interessantissimo sul tema del paesaggio e dell'arte, direi, la possiamo sintetizzare in questo modo. E quindi siamo ospiti qui alla biblioteca, alla Mediateca Guglielmi, e vi ringrazio di essere presenti. Lascio subito la parola a Cristina Ambrosini, dirigente del settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, per un saluto di accoglienza qui oggi presso la Mediateca. Buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte. Con molto piacere che ospitiamo questo ultimo incontro della rassegna dei mercoledì dell'archivio di quest'anno in questa sede, ritrovandoci in presenza con un graduale rientro alla tanto auspicata e agognata normalità, quantomeno per poter davvero giovarci del fatto di ritrovarci insieme ad ascoltare appunto degli interventi interessanti, a poterci confrontare, condividere esperienze, studi, approcci al tema del patrimonio culturale, del paesaggio, anche con questa modalità, però facendo tesoro di quello che comunque questi anni ci hanno dato, con la possibilità di allargare la platea di condivisione nella modalità mista, che appunto stiamo volutamente riproponendo in maniera sistematica, perché crediamo che anche questo sia un modo di affrontare il tema dell'accessibilità alla cultura e ai temi cari alla nostra vita come persone, come cittadini, come istituzioni, che vada messo a frutto, almeno visto quanto abbiamo imparato in questi anni. Ecco, questo ultimo appuntamento è per noi molto significativo per il tema, per il volume che si presenta, per il fatto di essere qui, per il fatto appunto di dare una testimonianza concreta di quanto i settori, i diversi settori della regione che si occupano in attività ordinaria di aspetti anche molto diversi tra loro, continuino a voler manifestare insieme un approccio di approfondimento, di studio, di coinvolgimento che vuole significare per la nostra regione un invito a non smettere a considerare tematiche come quelle del paesaggio molto trasversali, molto coinvolgenti e anche molto delicate, di un'attualità incredibile, anche appunto in questo avvio di anni segnati dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che tocca anche l'ambito, gli interventi e le misure della cultura e del patrimonio culturale in maniera molto forte, molto esplicita e trasversale. E come già abbiamo visto, tocca i temi del paesaggio, dei giardini, dei parchi storici, dei piccoli centri, degli insediamenti storici, dei borghi. Ecco, allora un tema come quello di oggi non poteva trovare un luogo, uno spazio dedicato, privilegiato, predisposto ad accogliere studi, approfondimenti ed esperienze e casi davvero molto molto interessanti, anche per, come ci spiegava appunto il collezionista, le modalità di ritrovamento di queste mappe, di questi acquerelli che ci portano davvero, e poi avrete la possibilità anche di fruirne direttamente nell'altra sala, ci portano a considerare la storia del paesaggio e dell'Appennino bolognese in particolare attraverso lo studio delle pievi, dei percorsi, con un'attenzione che deve coinvolgere tanti approcci diversi di studio a livello scientifico, storico, architettonico, paesaggistico, territoriale, di pianificazione, per far sì che davvero possiamo essere consapevoli e responsabili fino al più profondo del nostro possibilità di studio per capire quale paesaggio vogliamo continuare a vivere, a testimoniare, a far vivere. Oltretutto, perché sappiamo bene che tutto ciò che noi facciamo, progettiamo, sviluppiamo, lascia dei segni nel nostro paesaggio
e sono dei segni che poi devono essere interpretati, ma possono anche essere segni che definiscono delle trasformazioni capaci in alcuni casi anche di cancellare le testimonianze pregresse. Ecco, il contributo che noi vogliamo dare insieme alle colleghe dell'ufficio cartografico, insieme a tutti gli altri settori che insieme continuano a proporre questi appuntamenti a un pubblico che già oggi è importante in presenza, e appunto contiamolo sia altrettanto anche nella modalità in remoto, continui a caratterizzare un metodo, uno stile che questa regione ci tiene a proporre anche per accompagnare questi anni importanti per una ripresa del nostro paese, una ripresa che deve essere il più possibile inclusiva e non deve sottacere l'importanza di momenti e di occasioni come questo di riflessione e di condivisione di approfondimenti, per cui ringraziamo gli studiosi che l'hanno portato avanti, le associazioni che se ne occupano e che coniugano continuamente il rapporto che deve esserci tra lo studio, la ricerca e la divulgazione e la condivisione e la restituzione alle comunità e al territorio. Quindi io ringrazio chi ha reso possibile tutta la rassegna, ma anche e soprattutto la disponibilità per questo incontro articolato e vedrete molto ricco di spunti e di informazioni altrettanto interessanti. Quindi buon lavoro, buon ascolto a tutti. Grazie mille Cristina, do qualche indicazione tecnica per la giornata, per la mattinata, quindi ci saranno gli interventi dei relatori questa mattina, poi alla fine degli interventi c'è la possibilità chiaramente di fare qualche domanda di approfondimento e poi, come è stato annunciato, c'è una piccola mostra di alcuni degli acquerelli originali presentata, raccontata dal proprietario, il dottor Osti, che appunto illustrerà questi acquerelli, queste mappe. Quindi la mostra è allestita nella sala accanto e ci sposteremo lì per vederla. Quindi io direi che adesso possiamo cominciare con diciamo col contenuto, con la sostanza di questo incontro di questa mattina, e parleranno appunto del volume Gli acquerelli cinquecenteschi delle Piemi Bolognesi il dottor Renzo Danzagnoni e il signor Roberto Labanti, che fanno parte del gruppo di studi Alta Valle del Reno, che ha sede a Porretta Terme, adesso Alto Reno Terme, è un gruppo che pubblica dal 1975, quando è stato fondato, la rivista semestrale Nueter, Noi Altri, e che tratta della storia, delle tradizioni e dell'ambiente dell'Appennino bolognese e toscano. E a questa rivista hanno collaborato fin dall'origine personaggi come Francesco Guccini, che ha pubblicato il suo dizionario del dialetto di Pavana, e ha collaborato anche Bill Holmes, docente della South Bank University di Londra e amante della nostra montagna, e che dipinge ad acquerello gli edifici tradizionali e ha già pubblicato molti volumi in merito. Quindi invito il dottor Zagnoni e il signor Labanti per presentare il libro e le sue tematiche. Lascio lo spazio. Buongiorno a tutti, ovviamente esprimiamo il nostro, dico dell'associazione, la nostra soddisfazione di essere qui per due motivi. Prima perché siamo a Bologna e siamo in collaborazione con la regione Emilia-Romagna. Secondo perché siamo in un posto splendido, questa sala in cui in alto voi vedete ci sono le storie di Enea, fra l'altro illustrate recentemente da Elisabetta Landi in un piccolo volume che vi consiglio di vedere perché è molto interessante. E poi perché parliamo delle attività dell'associazione. Prima di tutto cominciamo con Gianluigi Osti di Bazzano, che è diventato un amico.
che è il proprietario degli acquerelli. Sottolineo questo fatto perché voi sapete bene che i collezionisti, quelli chiamiamoli duri e puri, non presterebbero un pezzettino della loro collezione nemmeno alla mamma in punto di morte. E sono moltissimi, sono di una gelosia indescrivibile, non tenendo conto che poi hanno raccolto roba che poi può servire alla comunità. Gianluigi Osti non è di questo tipo, tanto che quando abbiamo dovuto con Stefano Semenzato, di cui vedremo un piccolo video poco più avanti, fotografare gli acquerelli, sapete cosa ha fatto Gianluigi Osti? Me li ha dati materialmente da portare a è chiaro che il motivo è di carattere, come dire, di fiducia reciproca, ma queste cose non capitano molto spesso. Lo sentiremo, come ha già detto, alla fine, per illustrare velocemente alcuni degli acquerelli che vedrete in originale, vedrete anche la bellezza di questi acquerelli. Intanto c'è un'altra persona da ricordare, che è Mario Fanti, grande studioso, dipendente dell'Archiginnasio e responsabile della sala manoscritti, e per molto tempo responsabile anche dell'archivio arcivescovile di Bologna, che fu colui che per primo, a cominciare dagli anni 60 e poi in due successivi, un articolo comparve sulla Strenna Storica Bolognese, 64 mi pare, Roberto, un altro nel 90 e ancora più avanti, dove pubblicò queste cose bellissime, sempre su autorizzazione di Gianluigi Osti. Però erano pubblicati in piccolo. Allora la nostra idea è stata quella di pubblicarli in grande, perché rendono enormemente di più ragione della loro bellezza, ma anche della loro grande importanza dal punto di vista della storia del territorio. E quindi la prima idea è stata quella di pubblicarli in grande, ma eravamo in periodo di lockdown, Roberto, e Roberto ed io, soprattutto Roberto, dal punto di vista della ricerca informatica, inutile che scossi la testa perché esattamente sì, abbiamo fatto collettivamente, ma lui in particolare, una grossa ricerca anche dal punto di vista gli acquerelli di John Baerbock che dipinse in occasione della visita della regina Elisabetta all'Università di Oxford, dove lui si era laureato, e che ci hanno persino permesso di mettere a confronto quegli acquerelli dipinti a Londra nel 66, vedete che ho il mio personale suggeritore, con gli acquerelli che invece presentiamo oggi. Due mani, diceva già Mario Fanti, e una di queste mani è questo personaggio che ci permetterà di studiare, quando all'Archiginnasio faremo questa splendida mostra di cui ci parlerà la dottoressa Curti fra poco, di studiare anche i motivi per cui questi acquerelli sono stati realizzati. E poi altro elemento centrale è la questione che, come diceva uno dei due relatori introduttori, riguarda il paesaggio. Noi quest'anno faremo la seconda parte di un convegno, anzi bisognerà che ne riparliamo anche insieme, che ha proprio come titolo Paesaggi d'Appennino, e credo che vi manderò il programma in modo da vedere se c'è qualche altra possibilità di collaborazione col servizio cartografico regionale, perché il tema è il paesaggio in Appennino e quindi le trasformazioni del paesaggio, che faremo su tre sedi: a Rio Lunato, provincia di Modena, a Piteglio, provincia di Pistoia, e a Porretta, 10 settembre, provincia di Bologna, perché le cose che facciamo di solito sono tutte fra Emilia e Toscana, tanto che i miei figli mi pigliano per il naso e quando si parla del titolo di un volume mi dicono: vai a parlare di famiglia? Fra Emilia e Toscana. Parliamo di viabilità? Fra Emilia e Toscana. Mi pigliano per il naso, ma in realtà è proprio così, perché come dicono i tedeschi, due mondi così apparentemente, tre mondi, o due, diciamo, il bolognese, la Toscana e l'Emilia, apparentemente così diversi, si toccano al confine, facciamo un convegno anche persino sul confine, e gli elementi di unione sono molti di più degli elementi di separazione. I tedeschi parlano di Landesgeschichte, cioè
storia di un territorio che presenta delle caratteristiche comuni, pur essendo magari diviso, come nel nostro caso, fra due province, Modena e Bologna, emiliane, Firenze, Pistoia, Lucca, Prato, per la parte toscana. E quindi il nostro convegno Paesaggi d'Appennino, di cui parleremo naturalmente sul profilo Facebook dell'associazione, tenuto splendidamente dalla qui presente Monia Marchettini, che non ringrazio mai abbastanza, perché alzati in piedi Monia, facciamo un applauso alla Monia. Ha fatto una faccia particolarmente impaurita al momento dell'applauso. Poi dell'associazione ve ne parlerò velocemente alla fine, perché come voi sapete io tutte le volte che parlo dell'associazione cerco subito di vendere libri, di fare nuovi soci, perché i soci sono elemento... Noi siamo APS, quindi Associazione Promozione Sociale, iscritta all'albo regionale, anzi non all'albo regionale adesso, all'albo nazionale, il RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore. I soci sono fondamentali. Noi ne abbiamo... L'anno scorso eravamo in 670. Più siamo e meglio siamo, perché dal punto di vista economico intanto significa avere una base fondamentale per la pubblicazione della rivista. La rivista si mantiene da sola e non ha bisogno di finanziamenti di chi che sia, perché con 670 soci a 30 euro socio le cose funzionano molto, molto bene. E poi anche la questione della nostra newsletter, che serve sempre per alcune persone che sono qui presenti, sono presenti perché l'hanno ricevuto dalla newsletter della regione. Ho chiesto anche alla Deputazione di Storia Patria e all'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, di cui faccio parte, di diffondere la notizia presso i propri iscritti, e naturalmente anche alla nostra newsletter, che è consistente perché implica circa 1200 soci. Veniamo al contenuto. Acquerelli, mappe di Pievi. La maggior parte appartengono a Gianluigi Osti di Bazzano, che poi ci racconterà come sono finite nella sua collezione familiare. Una appartiene all'Archiginnasio. E infatti Mario Fanti partì da quella per ricostruire la storia, quando poi scoprì che oltre a quella dell'Archiginnasio ce n'erano altre 13 di un proprietario privato, e quindi per la prima volta li pubblicò e ne parlò. Acquerelli che riguardano, intanto ce ne sono 4, di cui 2 andati persi purtroppo, che rappresentano il suburbio della città di Bologna: suburbio di Levante, suburbio di Ponente, suburbio di Settentrione e suburbio del Meridione. Di questi 2 sono andati perduti nel mercato antiquario, e gli altri 2 invece, uno appartiene a Osti e l'altro appartiene all'Archiginnasio. Così quando si farà la mostra dopo il 9 di settembre all'Archiginnasio riuniremo tutto quello che è restato di questa collezione, che probabilmente implicava più di 50 acquerelli. John Berbloc, Johannes Berbolocus Rofensis Anglus, si firma in una delle chiesette, nella chiesa di San Nicolò di Bezzano, che si trova nel comune di Marzabotto, poco a monte di Sibano. Vedete che si firma in quel modo: Giovanni Berbolocus Rofensis, di Roffa alla latina, cioè di Rochester nel Kent, Anglus, inglese. Come mai arriva un inglese in Italia? Siamo nel periodo delle persecuzioni degli anglicani in Inghilterra. All'inizio l'Università di Oxford tenta di tirare dalla propria, erano molti cattolici all'Università di Oxford, tenta di tirare dalla propria parte la regina Elisabetta, che invece diventerà accesamente anglicana, e in un primo momento il nostro Giovanni Berbloc entra in rapporto con la regina, proprio perché quando nel 66 la regina va in visita alla Università di Oxford, lui dipinge con quel suo sistema tutti i collegi dell'università stessa e dona alla regina un manoscritto con questi acquerelli, che sono fatti secondo lo stile dei nostri acquerelli, o almeno di una parte dei nostri acquerelli. Però evidentemente le cose non funzionano bene, la regina Elisabetta continua nella sua prospettiva di distacco dalla Chiesa romana, John Berbloc emigra, prima va a Parigi, poi arriva a Bologna, e a Bologna entra in rapporto stretto col cardinale
era già cardinale, mi sembra. Poi diventerà nell'85 anche arcivescovo quando la chiesa di Bologna diventerà metropolitica. Entra in contatto con il cardinale Gabriele Paleotti, che aveva molta attenzione nei confronti degli emigrati e dei perseguitati religiosi inglesi, tanto che qualcuno diceva che il palazzo episcopale era il palazzo degli inglesi, nel senso che non venivano ospitati molti di questi personaggi. E il cardinale Gabriele Paleotti è colui che la fine del Concilio di Trento è 1573. Lui fu uno dei grandi fautori della riforma tridentina. Tornato in Italia, basterebbe leggere quel meraviglioso, importantissimo libro di Paolo Prodi sul cardinale, appunto, ha l'incarico di tradurre concretamente i decreti conciliari all'interno della sua diocesi. Quindi, dopo essere stato al concilio, realizza quello che il concilio aveva stabilito. E questi acquerelli potrebbero rientrare in questa prospettiva, nel senso che il cardinale all'inizio, lo dice chiaramente Paolo Prodi, pensa di utilizzare le pievi per una maggiore e più capillare distribuzione dei decreti conciliari, applicazione dei decreti conciliari. Si accorgerà poi presto che le pievi sono strutture molto antiche, quindi poi cambierà idea e inventerà i cosiddetti vicariati foranei, ne stabilirà uno a Porretta e uno a Cento in pianura, uno per la pianura e uno per la montagna. Addirittura i vicari forani diventeranno tribunale vescovile di primo grado, diciamo così. Ma all'inizio invece sono le pievi quelle che gli permettono di diffondere i principi della riforma. E quindi probabilmente è lo stesso, non abbiamo prove, però è probabile, cardinale Paleotti che commissiona sia a Joan Baerbock che all'altro anonimo autore di questi acquerelli la realizzazione di questi acquerelli. Perché le pievi? Cosa sono le pievi? Noi abbiamo fatto sia un convegno nel 98 che si intitolava Ecclesiae Baptismales, che dà già bene l'idea di che cosa sono le pievi. Poi, insieme all'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, Paola Foschi e Lorenzo Paolini, abbiamo realizzato una grande ricerca su tutte le pievi bolognesi del Medioevo, quelle ricordate nella decima, nella colletta dell'anno 1300. Le pievi sono le chiese più antiche del territorio. Il fenomeno cristiano è all'inizio un fenomeno esclusivamente cittadino, la cattedrale e il battistero della cattedrale, ma man mano che si diffonde il cristianesimo del territorio si formano nuove comunità cristiane, il vescovo manda un presbitero che diventerà l'arciprete e quelle sono le prime chiese battesimali, tanto che quando venne messa alla pieve di Calvenzano fra Vergato e Pioppe di Salvoro il cartello c'è scritto ancora adesso Chiesa dei Santi Apollinare e Andrea di Calvestano. Io andai a dire loro: ma ragazzi, scriveteci pieve, perché tutti non sanno cos'è la pieve, ma la pieve è la chiesa più antica e la più importante, governava enormi territori, come si vede appunto da questi acquerelli che sostanzialmente fotografano la situazione medievale, la situazione del XIV secolo. Sono le uniche in cui si amministra il battesimo. Tutti i bambini dalle varie cappelle dipendenti, perché le cappelle dipendenti cominciano ad essere costruite, finisco subito perché altrimenti continuo fino a domani l'altro a parlarvi di pievi, vengono costruite soprattutto fra XI e XII secolo, sulla scia di quel grande fenomeno di aumento della popolazione, fondazione di nuovi villaggi, e i villaggi vogliono la propria cappella. Ma nella cappella non si fa la cura d'anime, non si amministra il battesimo, si amministra solo all'interno della pieve la notte di Pasqua, la notte di Pentecoste e la vigilia del Santo Patrono. Le chiese, le pievi sono quelle che fino al XIV secolo non hanno un solo presbitero, ma hanno un collegio canonicale comprendente presbiteri, diaconi e chierici, perché hanno anche la funzione di istruzione del clero prima della ordinazione. Non ci sono ancora, voi sapete bene che il seminario è un'invenzione del Concilio di Trento. Prima, come si preparano i preti? Fanno vita comune insieme agli altri preti all'interno delle pievi. Quando l'arciprete si accorge che il prete, il chierico, è già in prospettiva dell'ordinazione, lo fa ordinare prima con gli ordini minori e poi con suddiaconato, diaconato e presbiterato. Quindi una funzione enormemente importante che
il cardinale Paleotti aveva evidentemente bene in mente, e che, come dire, lo spinse a utilizzare dapprima le pievi, anche se poi, come ho già detto e come dice Paolo Prodi, in un secondo momento abbandonò quest'idea e si concentrò sulle due grandi zone, la pianura e la montagna, per mezzo dei vicariati foranei. Quindi questi acquerelli hanno importanza sia per il XV secolo, per tutti i motivi che ho cercato velocemente di illustrarvi, ma anche per il periodo medievale, perché fotografano una situazione che è sostanzialmente la situazione del Medioevo. Concludo dicendo che un'altra cosa molto interessante che verrà detta oggi è la questione della geolocalizzazione moderna di queste pievi. La dottoressa Curti ci... Io i Barberi sono imbecille, compreso la Curti della Chiginal, scusate, ma la dottoressa Garberi ci illustrerà. Fra l'altro, ci siamo sentiti ripetutamente per mail, e le ho mandato appunto gli acquerelli, le copie delle le immagini delle acquerelli, perché possa utilizzarle in questa prospettiva. Poi l'altra cosa che ci diremo è la mostra all'Archiginnasio, ma ce lo dirà invece in questo caso la dottoressa Curti alla fine di questa nostra chiacchierata. Lascerei la parola a Roberto Labanti. Buongiorno a tutti. Io invece proverò a parlare di uno degli autori di queste acquerelli che potete vedere in mostra nella sala a fianco. Johannes Verblockus Offensis Anglus. Che cosa sapevamo di lui quando, nella primavera scorsa, per la preparazione di questa edizione degli acquerelli, abbiamo iniziato a pensare all'introduzione del volume? Sapevamo quello che Mario Fanti all'Archiginnasio aveva appreso a partire dal nome di quest'autore, che si trova in uno degli acquerelli, quello della Pieve di Calvenzano, nell'angolo di uno dei disegni. Allora, già dal nome, dall'indicazione sulla firma, sapevamo che era della diocesi di Rochester, Offensis in Inghilterra, e che era stato rappresentante degli inglesi nella Università dei Giuristi di Bologna nel 1573-74, nel 74-75 e, dopo un buco di un anno, dal 77-78. Sapevamo anche che si era laureato a Bologna il 13 agosto 1574 in entrambe le leggi, però non sapevamo altro. Era possibile, dopo 20 anni dall'ultimo articolo di Fanti, scoprire qualcosa in più su questo personaggio? In fin dei conti, negli ultimi 20 anni c'è stata l'esplosione dell'informatica umanistica o digital humanities, con la digitalizzazione di un enorme numero di fonti che un tempo non era possibile consultare se non andando direttamente in archivio. Vista la situazione anche di pandemia, quindi anche il fatto che eravamo comunque limitati negli spostamenti, abbiamo provato a fare qualche ricerca attraverso metodologie informatiche e contattando istituzioni, singoli studiosi che erano in possesso di documentazione o che avevano studiato il periodo. Beh, sì, siamo riusciti a scoprire qualcosa in più rispetto John Verblockus. Spostiamoci nei primi anni dell'Inghilterra elisabettiana. Nel novembre del 1558, Elisabetta I diventa regina d'Inghilterra e di Irlanda al posto di Maria, che la sorellastra Maria, che l'aveva preceduta e che era morta nell'autunno di quell'anno. Maria è cattolica, quindi cerca di ripristinare il cattolicesimo che l'Inghilterra aveva abbandonato con lo scisma voluto dal padre Enrico VIII e poi rinforzato dal fratello Edoardo. Elisabetta invece è descritta dagli studiosi nei più recenti studi come una protestante di tendenze luterane. Il Parlamento inglese, in uno dei primi atti che compie con Elisabetta Regina, la designa come governatrice della Chiesa inglese e stabilisce attraverso l'atto di uniformità la misura comune di preghiere, rituali, sacramenti che i fedeli inglesi debbono portare avanti nel corso dell'anno
dell'anno religioso, con la conseguenza che vi sono delle fatture con i cattolici ancora presenti all'interno del territorio inglese. John Verbloc, questo Johannes Verblocus, che oggi sappiamo che si chiamava in origine John Verbloc, compare proprio nei primissimi anni, primissimi mesi, primissimi anni del periodo elisabettiano. Infatti sappiamo che nel 59-60 è un fellow del college, del St. John College di Oxford, e nel 1562 ottiene il baccellierato delle arti, che era il titolo più basso della carriera accademica di uno studente di Oxford. In quello stesso anno mette a frutto le proprie capacità di calligrafo e disegnatore, redigendo gli statuti del St. John College. Il St. John College è un college fondato da un mercante cattolico, Sir Thomas White, qualche anno prima, proprio a sostegno dell'attività religiosa di Maria, della resina Maria, che aveva cercato di ripristinare il cattolicesimo all'interno del regno inglese. Le cose sono cambiate e a questo punto è un'attività di retroguardia, ma comunque è un college che attiva ancora studenti cattolici. Nel febbraio del 1566 John Verbloc diventa Magister Artium, cioè maestro delle arti, alto titolo accademico, e nel giugno di quell'anno lascia St. John per trasferirsi all'Exeter College, che era stato fondato da poco da uno statista del William Peter, che è probabilmente un criptocattolico, cioè una persona che, pur manifestando in pubblico una confessione di tipo anglicano, è all'interno del proprio della propria anima, del proprio cuore, invece un cattolico. La famiglia di Peter sappiamo che frequentava ancora riti cattolici. Nel settembre di quello stesso anno, del 1566, Elisabetta si reca in visita a Oxford. È l'occasione in cui i cattolici di Oxford pensano ancora possibile conquistare al proprio favore la regina. In realtà questo non accadrà, ma sappiamo che in quel periodo c'era ancora la possibilità che Elisabetta sposasse un principe cattolico europeo e quindi tornasse al cattolicesimo. Quindi la considerazione che potevano avere i cattolici di Oxford era che in un modo o in un altro fosse ancora possibile vincere il favore della sovrana. E Verbloc in questa occasione ci lascia sia un resoconto di quei giorni della resina ad Oxford, sia, lo vediamo nell'immagine che è a fianco, un quaderno con rappresentati tutti i college dell'università. Questo quaderno ci permette di confrontare i disegni bolognesi del 1575 all'incirca con quelli realizzati una decina d'anni prima in terra inglese. Se vediamo, quella più in alto è la pieve di Calvenzano, di cui parlava prima il professor Zagnoni, quella che citava come chiesa di Calvenzano. Quella sotto invece è il collegio Meltonense di Oxford. Se vedete, entrambe, sia come modalità di rappresentazione, sia come caratteristiche goticizzanti, sembrano della stessa mano o comunque di uno stesso ambiente culturale. La chiesa di Calvenzano, noi sappiamo che non era così in quel contesto. La rappresenta idealmente con queste forme goticizzanti, che sono molto simili a quelle del disegno inglese. Allora, dobbiamo dire che... Sì, infatti ce l'ho qua davanti.
Dobbiamo dire che c'è una discussione nella critica inglese sulle capacità di Bear Block come disegnatore. Mentre i storici dell'architettura ritengono che abbia un tratto rozzo e che dimostra la sua incapacità di disegnare particolari architettonici, altri autori invece ritengono che il suo tipo di disegno si collochi correttamente negli stilemi del tempo in cui erano diversi da quelli attuali, per cui il giudizio è anacronistico. Se dobbiamo basarci sui disegni bolognesi, possiamo però dire che probabilmente Bear Block non visitò questi luoghi direttamente, ma utilizzò, come dicevamo prima, delle chiese ideali applicate sul territorio, a partire forse dagli elenchi di pievi di origine medievale che dovevano probabilmente essere ancora presenti presso il Vescovado. Questa è una critica che può essere fatta per i disegni bolognesi di Bear Block di questa serie, ma che non si applica invece probabilmente all'altro autore dei disegni bolognesi, che forse invece fece una qualche sorta di un disegno sul campo. La dottoressa non è molto d'accordo neanche sugli altri disegni, quindi dopo ci dirà esattamente. Nel 1569 Bear Block, insieme con Sir Thomas Bodley, quota della Bodleian Library, viene eletto proctor, cioè procuratore, dell'Università di Oxford. È uno dei titoli più importanti all'interno dell'amministrazione dell'università, con compiti di disciplina, controllo e amministrativi. La situazione per i cattolici però sta davvero cambiando. A cavallo fra il 1569 e il 1570 c'è quella che viene chiamata la sollevazione del Nord. Nobili cattolici del Nord dell'Inghilterra tentano una rivolta per cercare di deporre Elisabetta e sostituirla con Maria Regina di Scozia. La ribellione viene soffocata nel sangue e è l'occasione in cui le vessazioni nei confronti dei cattolici da parte del Parlamento aumentano a un livello probabilmente estremamente alto e non più gestibile. Bear Block fa terminare il suo periodo di incarico come proctor e probabilmente anche in seguito a questi eventi chiede e ottiene l'autorizzazione per i successivi 4 anni di abbandonare Oxford e l'Inghilterra e studiare invece all'estero per migliorare le proprie conoscenze del diritto. Sarà probabilmente l'ultima occasione in cui Bear Block rimarrà, l'ultima occasione in cui Bear Block sarà attivo in Inghilterra. Sappiamo che rimase il padre in Inghilterra, ma lui si trasferì prima presumibilmente a Parigi, e lo veniamo a sapere da una lettera, dall'unica sua lettera che conosciamo di una decina d'anni dopo, che è conservata presso l'archivio romano dei Gesuiti, in cui dice che al principio d'ottobre del 1572 si stava apprestando a lasciare Parigi per raggiungere Roma. Nel 1572 sappiamo anche che aveva ottenuto da un'università europea un baccellierato in diritto civile. È probabile che questo baccellierato sia stato ottenuto all'Università di Parigi, ma non abbiamo per il momento documentazione che testimoni effettivamente questa cosa. Poi si può supporre da quella lettera che raggiunga Roma e che rimanga per qualche tempo a Roma, e poi lo troviamo a Bologna nel 1573, quando abbiamo visto poi dopo diventare uno dei consiglieri dell'università. Terminata la carriera universitaria, sorge un altro problema, cioè trovargli un incarico di qualche tipo che gli possa dare un beneficio. Abbiamo 2 lettere che testimoniano questa cosa. Una prima di Owen Lewis, che era stato come lui uno studente di Oxford e che era anch'egli un esule in terra italiana. E
e poi quella dello stesso cardinale Paleotti, con cui che sarà quella che probabilmente gli farà ottenere un incarico presso la corte papale. Non sappiamo bene che tipo di incarico sia, ma sappiamo che nel 1579 stava svolgendo degli uffici per il papato. Lewis lo descrive come una persona che è ben voluta da Paleotti, che gli ha fatto svolgere degli incarichi, ma che non era riuscito a ottenere un posto fisso per lui, in un certo senso. Gli dice anche che nel caso fosse riuscito a ottenere un qualche beneficio che gli potesse permettere di vivere, sarebbe stato forse possibile anche fare arrivare il padre dall'Inghilterra, dove era ancora invece abitante. Beh, Paleotti invece scrive che Giovanni Berblocchi, come ormai si faceva chiamare in italiano, era uno di quelli che stanno espulsi da casa per la santa religiosa, che è stato già molti anni in Bologna, e per la notizia che ho avuto di lui mi è parso persona di buone lettere e buoni costumi. Sappiamo anche che Berbloch era a Roma nel 1579 da un rapporto di una spia inglese. Ovviamente gli inglesi sono interessati a quello che sta succedendo a Roma intorno all'ambiente del collegio inglese, che era la sede in cui venivano formati i sacerdoti poi da spedire in Inghilterra per infiltrarsi e riportare il cattolicesimo. Nell'estate del 1579 Berbloch è a Roma, abbiamo detto, e è alloggiato presso un commerciante di tessuti, tale Salomon Aldred. Qui è anche una spia, Charles Sledd, che chiama Berbloch William e non John, però sappiamo che si riferiva a lui perché dice che è stato Proctor ad Oxford, e Proctor ad Oxford era stato appunto il nostro John e non un non esistente William. Dice anche che era un potentate del Papa in Romania, che possiamo immaginare fosse una qualche forma di governo locale sul territorio dello Stato della Chiesa, e che gli era stata assegnata una pensione mensile da Papa Ugo Boncompagni, Papa Gregorio XIII, che è un papa bolognese. Dopo di ciò perdiamo tracce documentali del nostro personaggio. Riappare soltanto in una lettera non datata, ma della fine del Cinquecento, conservata presso il Venerabile Collegio Inglese di Roma. In questa lettera si dice che Giovanni Berblocchi è morto intorno al 1588 e che aveva lasciato i propri beni in parte allo stesso collegio inglese e in parte invece a Alessandro Griffoni. Alessandro Griffoni era un giurisperito formatosi a Pisa, ma bolognese, nipote per parte di madre di Ulisse Aldovandi, il naturalista naturalista bolognese noto per la fondazione dell'orto botanico e perché in rapporti col cardinale Paleotti. Quindi, cosa possiamo dire? Che anche al momento della morte il nostro John Berbloch o Giovanni Berblocchi, come ormai era chiamato, vuole testimoniare i due legami più importanti che aveva stabilito in Italia. Da una parte con gli esuli inglesi che si erano rifugiati a Roma e che eventualmente stavano cercando di riportare il cattolicesimo in Inghilterra, e dall'altro e soprattutto con l'ambiente bolognese che lo aveva accolto nel 1573 e che gli aveva permesso di una nuova vita in uno stato cattolico come era lo stato della Chiesa dell'epoca. Grazie mille al dottor Zagnoni e a Roberto Labanti. A questo momento il dottor Zagnoni è stato gentilissimo e donerà il libro alla biblioteca e in particolare a chi la rappresenta, alla dirigente del settore patrimonio culturale. Quindi facciamo questo momento di donazione per cui questo splendido libro diventerà patrimonio
ancor più collettivo in quanto parte di questa biblioteca. Ecco, lasciamo alla biblioteca anche una... lasciamo alla biblioteca anche una serie di volumi relativi ai nostri convegni che teniamo dal 91, 1900, stavo per dire 1800, 1991, che hanno come titolo Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana, di cui il convegno che dicevo, Paesaggi d'Appennino, è il 22esimo, 34esimo, non mi ricordo la... E quindi dopo magari ne riparliamo anche degli altri libri da lasciare alla biblioteca, perché credo che i temi bolognesi alla biblioteca interessino decisamente. Bene, a questo punto chiamo Maria Luisa Garberi, collega della Regione Emilia-Romagna, geologa, cartografa, esperta senior di sistemi informativi geografici, lavora presso la Regione, come ho detto, e si occupa nel settore innovazione digitale dei dati e della tecnologia e polo archivistico, e si occupa di basi informative geografiche e cartografiche tematiche, in particolare di uso del suolo e di cartografia storica. È referente dell'Archivio Cartografico Regionale e cura la rassegna I Mercoledì dell'Archivio. È stata docente di sistemi informativi geografici come professore a contratto presso l'Università degli Studi di Siena per 9 anni. Oggi, appunto, come già anticipato dal dottor Zagnoni, ci parla della geolocalizzazione per l'indagine storica e ha appunto fatto un progetto di geolocalizzazione di queste mappe del Cinquecento. Lascio la parola a te. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. E niente, ha già detto moltissimo, anche troppo di me, Fabio. Io oggi vi racconterò un po' come ho provato, finora ne ho geolocalizzate 3 solo di queste mappe, e la prima cosa che vorrei dire, io non sono una conoscitrice di storia dell'arte, sono una cartografa, quindi anche le cose che vi racconterò e che dirò circa quello che io ho visto osservando l'acquarello, principalmente uno che prenderò in esame, forse alle orecchie di persone che si intendono di storia dell'arte sembreranno delle eresie. Io vi chiedo già scusa in partenza, perché la mia ignoranza nella materia è tale che, mi scuso, però vi farò vedere degli aspetti che io ho colto che magari non sono corretti, però che si colgono guardando l'acquarello con gli occhi di un cartografo. Io in Regione Emilia-Romagna mi occupo dell'archivio cartografico. Vi dico 2 parole su che cos'è l'archivio cartografico. È un negozio, è una parola un po' come dire piccola per tutto quello che fa l'archivio, però l'archivio conserva e distribuisce tutta la parte cartografico-territoriale che la regione produce. Oggi la gestione è esternalizzata a un'azienda, la Map Service di Parma, che appunto gestisce l'archivio, e io sono il funzionario regionale che se ne occupa. Cosa fa l'archivio? Quindi fornisce dei servizi, organizza degli eventi tematici, rende fruibili i prodotti digitali, rende possibile, direi che dal mese di maggio riapriamo definitivamente al pubblico. L'archivio è stato chiuso per la visita al pubblico fino ad oggi a causa della pandemia, ha lavorato sempre e ha distribuito il materiale eccetera, però lavorando tramite internet, telefono e a volte incontri fuori dai locali, nel senso che persone che avevano urgenza di materiali li abbiamo incontrate nel cortile per non creare problemi con gli incontri nei locali della regione. E permette la consultazione, appena riapriremo molte persone vengono da noi a consultare le foto aeree storiche eccetera per vederle di persona, e vende anche materiali cartacei, anche se oggi la carta è ormai in forte decadenza, però a volte tecnici che lavorano sul territorio hanno ancora bisogno di copie cartacee. Chi sono i nostri utenti?
sono tutte le strutture interne della Regione Emilia-Romagna, gli enti locali subordinati, quindi province, comuni, comunità montane, professionisti, imprese, studenti e cittadini. Qua vedete una piccola collezione delle carte di carta che vendiamo e le foto aeree che sono il cavallo di battaglia principalmente richiesto per tutte questioni di litigi, litigi con i comuni, litigi con i vicini, eccetera. Le foto aeree sono imparziali e non perdonano, hanno una data scritta e se quella tettoia c'era quella data siamo salvi. Se non c'era, il comune pretende delle multe e quindi abbiamo un forte pubblico che domanda questi articoli. Da un po' di anni organizziamo anche degli eventi come i mercoledì dell'archivio, come oggi, che siamo ospiti e io ringrazio la dottoressa Ambrosini che ci ha permesso di fare questa versione ibrida, che è la prima che rifacciamo dopo dal 2020, quando abbiamo chiuso e abbiamo iniziato con le versioni online, che però ci ha dato la possibilità di aprirci a un pubblico veramente molto più grande di quello che era la possibilità dei 30 posti che la sala aveva e persone che vengono, ci seguono oggi, persone dal Piemonte, dal Veneto, eccetera, che chiaramente non venivano a Bologna per un seminario di 3 ore. E quindi questo. E qui siamo nella 16ª edizione, oggi è l'ultimo della 16ª edizione. Bene, scusate la piccola iniziale pubblicità dell'archivio cartografico e ci chiediamo perché geolocalizzare gli acquarelli. 001. Ma per... 001. No, 0101. A vedere che cosa vogliono dire, perché non ci sta mostrando per aggiungere una valenza alla valenza artistica che queste opere hanno senza dubbio anche una eventuale valenza no, non c'è mai stato, no, lo sentivo con le cuffie in, sì, ma non ti fa vedere in telecamera che c'è un segnale in arrivo, non te lo mostra, no, non me lo mostra. Pistolamenti, dice. Allora, gli acquarelli hanno un disegno prospettico. L'autore ha disegnato le pievi, ha disegnato il territorio secondo un disegno prospettico. Quindi cos'è la prospettiva? È un sistema convenzionale con cui leggiamo. Comoda, più agevole. Lo che sta qua, succedendo? Scusate la curiosità. Lo mettevo qua, attaccato. E poi con le cuffie mi ascoltavo, le cuffie da qua, mi ascoltavo se la ricezione era buona. Ma non riesco più a... L'input non mi sembra... Tu dici che ha sbagliato allora... Non so. Non me lo ricordo più, guarda. Vabbè, provo ad andare avanti, tanto ho la voce abbastanza forte, mi sentite? No? Ok, allora aspetto. Va bene, mi sembra silenzio. Quindi gli artisti dal Rinascimento in avanti si sono sempre serviti della prospettiva e perché cercavano attraverso di essa di rappresentare non solo la realtà ma anche delle idee e delle visioni interiori. E normalmente c'è un effetto di rilievo in questi disegni. Gli acquarelli si possono assimilare a mappe a volo d'uccello, secondo me. Normalmente queste mappe avevano una visuale di 30-60 gradi sopra l'orizzonte ed erano una sorta di compromesso tra la classica mappa zenitale, quindi piatta, vista dall'alto in maniera a 90 gradi dal suolo, la foto aerea di cui parlavamo prima, in epoca moderna, e invece la veduta prospettica da terra, che quindi i monumenti che abbiamo davanti sono nascosti, di dietro sono nascosti dalla prima fila dei monumenti che vediamo. Quindi questo dall'alto ci consentiva di vedere anche cose che appunto non avremmo potuto vedere. Però è molto distante questo da una mappa planimetrica.
perché però questa di solito serviva molto nel Cinquecento, da quello che io ho letto sulle cartografie, per rendere una funzione di promozione del potere, ovvero in questo caso quello ecclesiale. La pieve più importante è sempre molto più grande delle altre pievi, anche se in realtà nella natura poteva essere più piccolo l'edificio di altri, ed è quasi sempre al centro dell'acquerello, almeno questa è l'idea che mi sono fatta io. Quindi questi acquerelli assomigliano molto ai coevi cosiddetti ritratti di città, che mescolavano appunto una planimetria degli edifici meno importanti con il disegno 3D, chiamiamolo un 3D ante litteram, del monumento importante del palazzo comunale, del palazzo o della chiesa del potere. E qui io vi analizzerò, come vi dicevo prima, con l'occhio di un cartografo, questo che è uno dei tre acquarelli, che è quello che rappresenta San Lorenzo in collina e che ho visto che è anche uno che potrete vedere dal vero fuori nella mostra. Cosa vuol dire geolocalizzare o georeferenziare? È praticamente un processo in cui io vado a riconoscere nel mio, in questo caso l'acquarello, nella maggioranza, io è la prima volta che georiferisco un'opera artistica, ho sempre georiferito delle, anche se erano opere artistiche, perché molto belle, però delle carte, delle vere carte topografiche, e quindi è più facile, perché c'è già un certo rigore nel disegno, che in questo caso, dato che è un'opera artistica, non c'è un rigore di misure nel disegno. Quindi io vado a cercare degli oggetti che conosco nell'opera, che riconosco nella mappa antica, li vado a cercare nella mappa moderna e assegno all'oggetto nella mappa antica le coordinate della mappa moderna e quindi uso la mappa moderna come cartografia di riferimento. E quindi con punti omologhi, alla fine il software GIS, il sistema informativo geografico, mi modifica, lo vedremo, deforma l'oggetto per cercare di farlo sposare con le coordinate che io gli ho imposto. Allora, come ci troviamo? La visione prospettica, eccola qua, la pieve di San Lorenzo in collina, come la mano A, come viene definita da Fanti, eccetera, e anche nel libro che presentano oggi i miei colleghi relatori, è rappresentata. E voi vedete in una mappa topografica moderna come vediamo la chiesa di San Lorenzo in collina. La vediamo dall'alto, la vediamo schematizzata in un disegno. Quindi io mi sono chiesta, vale la pena che io vada i pezzi di ogni chiesa e vada a georiferire il pezzo o vada a georiferire l'acquarello intero? E vedete, vi ho portato questo esempio. Io ho cercato di riconoscere dei punti omologhi, la cima con la croce, il campanile, questo spigolo della casa, eccetera, che borda la chiesa, e quindi però il software non riesce a spalmarmi ovviamente il disegno sopra a come è fatta la casa. E quindi ho ovviamente scelto di georiferire l'intera mappa sulla superficie topografica. Non ho scelto tutte le chiese, perché altrimenti la deformazione sarebbe stata eccessiva, perché chiaramente è un'opera d'arte, non è una mappa topografica. Quindi sono andata a cercare, ho salvato San Lorenzo in collina, che era l'oggetto principale dell'acquarello e quindi secondo me doveva governare la deformazione del resto dell'acquarello, perché ho cercato di dare la stessa importanza che ha dato il pittore antico che ha voluto mettere in evidenza San Lorenzo in collina. E poi sono andata a sceglierne alcune, quelle che si sposavano meglio, perché la carta si è deformata, nella foto e nella scansione abbiamo aggiunto altre deformazioni, la carta ha 500 anni, quindi le deformazioni sono tante. Quindi sono andata a scegliere, ho scartato via via quelle che cadevano peggio. È chiaro che è una forzatura, però è una forzatura che mi ha permesso
di appoggiare l'acquarello in una maniera accettabile, senza, è chiaro che non andrò mai a fare delle misure di precisione su un acquarello che oggi ho riferito, però in questo modo sono riuscita, deformandolo ma non in maniera eccessiva, a posizionarlo sulla mappa topografica. Vedrò, andando avanti, se quando posizionerò anche gli altri, ho già visto che gli acquarelli tendono a sovrapporsi, quindi può darsi che decida di scontornare l'acquarello dalla cornice con i cherubini che soffiano il vento, eccetera, e mettere solo il corpo centrale, in modo che l'importante è che io non deformi il file, non cambi i pixel di cui è fatto il file, perché il software, per georiferirlo, si accontenta di conoscere questo spigolo in alto a sinistra. Dopodiché sa quanti pixel ci sono nel lato lungo, quanti pixel ci sono nel lato corto, e lo va a disporre. Quindi non devo mai cambiare la risoluzione dell'oggetto, e se scontorno, pulisco, ma lì ci sono dei pixel trasparenti, in modo che l'oggetto è sempre grande uguale. Qua vedete un particolare di come è venuto georiferito, vedete come si è stirato l'oggetto per il lungo, vedremo il perché. E qui vedete i tre che ho georiferito, quindi il suburbio di, non mi ricordo se è quello di Settentrione, quello, il suburbio di Settentrione, che è il più alto qua, che borda Bologna, verso la pianura, qui San Lorenzo in collina, e qui la pieve di Cavane, mi aveva dato da Cavanne, ecco, qua già, ah, c'è un N sola, ecco, vedete qua già in montagna, vedete che a seconda di come il pittore ha interpretato e ha schiacciato nella prospettiva, l'acquarello è venuto più o meno deformato, e quindi probabilmente quello del suburbio tutto sommato è stato dipinto in maniera più simile a una carta topografica, quindi è rimasto con questa sua forma quadrata. San Lorenzo e l'altro hanno preso delle forme un po' romboidali, perché evidentemente è stata schiacciata la prospettiva nella pittura. A questo punto mi sono chiesta il punto di vista in cui il pittore si è posto per dipingerlo, e quindi normalmente si ponevano da sud e guardavano verso nord nelle carte cinquecentesche. Qui si è messo da nord-est e ha guardato verso sud-ovest. Prima ho detto esattamente il contrario, guardavano verso sud e si ponevano a nord, chiedo scusa. E quindi vedete che si è messo a un nord-est e ha guardato dalla pianura verso la montagna. Io ho fatto due conti, secondo me si è immaginato, facendo i conti, a un'elevazione di circa 1500 metri, quindi una sorta di drone molto potente, diremmo oggi, e la carta, georiferendola, si è allungata fino a coprire 11 chilometri di distanza tra la base e l'altezza, chiamiamola, dell'acquarello. Quindi ha usato un angolo che è circa di 86 gradi, quindi molto stretto verso il basso. Nello stesso periodo, qui siamo nella Bononiensi Dizio di Ignazio Danti, Galleria del Vaticano delle Carte Geografiche, lo stesso più o meno territorio, vedete che invece il Danti, che già disegna in maniera, la chiamiamo, topografica, guarda da sud e guarda già verso nord, e la carta è già orientata, a parte quella della Romagna che ha il mare in alto, sono già tutte orientate come le nostre moderne cartografie. Chiaramente l'importante andava messo in mezzo, e quindi San Lorenzo l'ha messo in mezzo, però non ha i fiumi, la Landa e il Lavino, che lui nomina, anche non li ha disegnati benissimo. Voi vedete, io qui vi ho portato uno stralcio del 250.000, San Lorenzo in collina si trova qua, e vedete che è a nord, è sopra la biforcazione
della, tra la landa e il lavino, però lui l'ha disegnato al centro della, della carta e quindi si viene a trovare più o meno a Calderino oggi, diremmo, o a Ponte Rivabella, dove la landa si unisce al lavino. Però ritengo che siano libertà artistico-pittoriche, che, cioè, questo non lo voglio dire come un errore di chi ha dipinto, sono cose che io ho notato. E qui io ho cercato di riportare una visione tratta da Google, alzandomi con i conti che vi ho detto prima, 1500 metri di quota, mi metto davanti al ponte di Lavino di Mezzo, che è il ponte, dopo parleremo del ponte, la pieve più a sinistra è quella di Gesso e quella di Rigosa, più a destra è Crespellano, San Lorenzo ce l'abbiamo qui in mezzo e subito alle spalle le più lontane sono Lamola e Pradalbino. Quindi più o meno lui ha guardato in questo modo, io mi sono immaginata che lui abbia guardato in questo modo il territorio e l'abbia dipinto. La pieve di San Lorenzo in collina, io ho fatto una micro ricerca sui quattro volumi delle pievi e chiese della diocesi di Bologna del 1851, era ricchissima, aveva sotto di sé un sacco di chiese che vedete qui elencate. Non tutte ci sono nell'acquarello e ce n'è anche qualcuna diversa da dall'elenco che viene che si vede qua. Il ponte è l'altro oggetto importante che l'artista ha voluto trasmetterci. Allora, il ponte è il ponte di Lavino di Mezzo, dove è posizionato, non può essere altro, però lui l'ha disegnato che assomiglia terribilmente al Ponte Lungo, quello sul Reno. Vedete una stampa qua in basso dell'Ottocento e vedete lo schizzo di Ignazio Danti, coevo quindi al nostro pittore, che lo disegna con tutti gli archi. Vedete qui una cartolina della prima metà dell'Ottocento, il ponte del Lavino di Mezzo aveva un'arcata sola ed il Lavino è un fiume tuttora molto piccolo, un torrente, quindi difficilmente poteva avere una golena così larga. E quindi chissà, si è ispirato al Reno oppure gli ha voluto dare importanza e l'ha dipinto con tanti archi. Però dubito che se nell'Ottocento il ponte era così piccolo, nel Cinquecento fosse più grande. Però non è un mio pensiero. Anche la pieve è dipinta con una forma che non è quella che viene riportata nel 1851, che è un corpo solo e non ha le altre due acque più basse del tetto. E questa è una foto odierna di com'è la pieve di San Lorenzo e qui la vedete in una visione aerea. L'altra cosa che ho notato è che c'è dentro Crespellano, non era sotto la plebania di San Lorenzo in collina. Crespellano viene disegnata con le mura, io ho cercato ed è all'Archiginnasio questo disegno del Danti conservato all'Archiginnasio con Crespellano, vedete la chiesa è indicata qui, la chiesa di San Savino di fronte a Palazzo Garagnani e quindi anche questo è un disegno molto di fantasia rispetto a come è la chiesa. Poi è stato curioso, perché non so se ho interpretato bene, questo ST ritengo che sia San Tommaso detto del Lavino, che ho cercato nell'elenco delle chiese, delle diocesi, eccetera. Attualmente in un luogo abbastanza vicino c'è la chiesa di San Tommaso, che viene chiamata San Tommaso del Gesso, mi sembra modernissima chiesa parrocchiale a Zola Predosa, non so se preferire la piccola pieve dipinta o la modernissima chiesa parrocchiale. Immagino. E invece Santa Maria di Pradalbino, qua la vedete nella stampa del 1851, purtroppo è un cumulo di macerie e non c'è più nulla.
l'idea di georiferirle tutte è quello, se ci sarà il permesso del proprietario e dell'archiginnasio per quella che è di proprietà dell'archiginnasio, era quella di inserirle nel geoportale della regione Emilia-Romagna e all'interno del geoportale scendendo lungo un percorso si arriva alla cosiddetta cartografia storica. E vedete che all'interno di questo contenitore ci sono due cartelle che contengono carte storiche dal 1580 al 1852 e potremmo fare uno strato sulle pievi bolognesi. Poi ci sono invece carte storiche che vanno dal 1853 al 1895. All'interno sono georiferite le foto della Royal Air Force 43-44 che sono custodite qua alla biblioteca del settore patrimonio culturale, scusate abbiamo cambiato nome da pochi giorni, quindi vedete c'è ancora scritto foto IBC, Istituto dei Beni Culturali, dobbiamo correggerlo, da elicottero ci sono i voli degli anni 30 dell'IGM, i voli dell'IGM del 54, solo il pezzo della nostra regione, e poi abbiamo foto sempre che provengono dalla biblioteca di catasti ducali delle varie province della regione. E questo è come si presenta qui in questo frame di sinistra, si possono scegliere i vari livelli della cartografia storica che si vuole interrogare. Quindi alla fine concludo con questa diapositiva, la georeferenziazione di una carta storica o tanto più di una veduta d'epoca non va intesa come un oggetto su cui misureremo le distanze tra le pievi, perché chiaramente, come vi ho detto prima, deformazioni, errori nel disegno, eccetera, vanno interpretate con l'occhio di qualcuno che capisca questo fatto e che si ponga il problema di vedere come è cambiato il paesaggio, di fare un confronto, ma non un confronto metrico, ma un confronto di dire questa cosa c'è ancora, questa cosa non c'è più, e capire un po' che cosa ha coinvolto il nostro paesaggio e l'ambiente in cui viviamo. Io vi ringrazio della pazienza e vi saluto. Ringrazio Maria Luisa Garberi per questo interessantissimo intervento di attualizzazione di acquerelli. E c'è una domanda? Io lasciavo le domande all'ultimo, ma possiamo... È diretta direttamente a Maria Luisa, allora la lasciamo fare. Prego. Mi scusi, guardi, è una domanda tecnica. Volevo sapere se il software che aveva utilizzato, quello che si vedeva, era QGIS. No. È ArcGIS. Ah, okay. È ArcGIS perché la regione usa anche QGIS, ma principalmente usiamo ArcGIS perché è più potente. Le dico anche una cosa, perché io ho imparato a lavorare su ArcGIS a metà degli anni 80 e conosco anche QGIS, però l'ArcGIS lo maneggio meglio. Sì, la georeferenziazione si fa tranquillamente anche con QGIS. Sì, assolutamente. È una mia pigrizia mentale. Aspetta, Giovanna, che ti portiamo il microfono per un'altra domanda. Visto che siamo sul tema, facciamo fare le domande tecniche. Sì, prego. Scusa, Maria Luisa, ero curiosa. Hai provato a fare anche il confronto, diciamo, dell'evoluzione della cartografia storica rispetto alle cose che sono disponibili dal periodo dell'acquerello fino ad oggi, e se l'hai fatto che cosa è venuto fuori, perché mi incuriosisce questa cosa. Allora, c'è un problema, io di cartografia storica del bolognese non ho niente, nel senso che le carte acquerellate ce le ho dei ducati di Parma, Piacenza, Modena e Ferrara. Sul bolognese non c'è niente, quindi ho la carta storica ma è un 70.000, quindi è troppo alta o bassa a seconda di come vogliamo dirla la scala, e quindi non trovi le singole pievi, forse qualche paese, qualche pieve nei paesi senz'altro,
però è fatica e quindi purtroppo siamo appoggiati su una zona. Oppure potrei guardare l'IGM di primo impianto, però siamo già alla fine dell'Ottocento, quindi non ho niente sul bolognese. Non ho mai trovato, se abbiamo qualcosa io lo accetto e lo mettiamo e lo georiferiamo, lanciamo un appello. Bene, se non ci sono... Sì, c'è un'altra domanda. Aspetti che le diamo il microfono, prego. Lei ha accennato alla chiesa di San Tommaso. Sì. Ecco, io so dov'era. Era vicino al ponte del Lavino, ha parlato del ponte del Lavino. Ho capito. Era sulla riva destra del Lavino, a fianco del ponte, è stata demolita e credo ci sia una lapide, qualche cosa che la ricorda. Ho capito. Io quindi, confesso più, la mia ignoranza. Non, praticamente. Non lo sapevo. Grazie. Però la ringrazio. Grazie. Ah, ho capito. Bene, se non ci sono altre domande relative a questo tema, direi che il programma prevedeva l'intervento di Stefano Semenzato, che però non è potuto essere presente, quindi... Ah, ci ha inviato un video sulle pievi, è un video di immagini, non è raccontato, quindi se il dottor Zagnoni nel momento in cui noi facciamo andare il video racconta qualcosa, possiamo fare così. Allora, io mi metto alla postazione. E Stefano Semenzato è colui che ha fatto le riproduzioni fotografiche degli acquerelli e ha provato a mettere in fila alcune delle immagini degli acquerelli partendo dalla pieve e dalle chiese dipendenti. Il suo intervento è molto più lungo, lo diciamo soltanto alcune cose per far vedere i singoli elementi degli acquerelli, che fra l'altro sono anche molto belli dal punto di vista, noi per esempio abbiamo messo come prima immagine un cane, perché ci sono alcuni acquerelli che rappresentano anche, soprattutto quelli del suburbio, dei quattro suburbi bolognesi, che hanno anche questi elementi. Quindi fate vedere le foto che rimangono per ulteriori lavori. San Gemignano di Marano è l'unica pieve della pianura, quindi del comune di Castenaso. Anche in questo caso vedete la pieve al centro e vedremo alcune... una cella, il termine cella ci sarebbe da discutere molto, Santa Maria di non mi ricordo, chiesa del... lui mette soltanto quello che riesce a leggere, ma in questi ci vorrebbe colui che o coloro che conoscono bene il territorio di Marano. Ospitale, un ospitale di quello che normalmente serviva per ospitare i pellegrini. Anche il termine cella è sempre collegato al fatto dell'amministrazione del territorio. Ecco, qui si potrebbe porre il solito problema che ci si è già posti prima: fino a quando colui che ha fatto questi acquerelli, ecco, San Lorenzo in collina è quella che abbiamo visto adesso, conosce il territorio, conosce gli edifici, in alcuni casi si può dire che li ha visti, in altri casi invece la pieve di Caldenzano che abbiamo visto prima ne è un esempio, se li è completamente inventati ovviamente. La base che aveva il pittore erano sicuramente gli elenchi ecclesiastici del XIV secolo, tanto che è stato ipotizzato che gli stessi acquerelli siano stati realizzati in ordine rispetto a quegli elenchi. Sono le decime ecclesiastiche che elencano tutte le pievi con le chiese dipendenti per imporre la tassazione. Crespellano è molto bello, come quello di Casio, che fa vedere anche aspetti urbanistici, diciamo così, per esempio le mura, il ponte di cui si parlava prima. ST, chi è che diceva? Forse Roberto, che è San Tommaso. San Lorenzo di Panico, in comune di Mazzabotto, vedete sia il Reno che la setta. San Martino di Caprara, che è sopra a Mazzabotto, Santa Maria di Casaglia, San Mamolo, che è San Mamante, Sperticano, vicino a Mazzabotto, Ignano,
del castello, eccetera. Bellissima la Pieve di Panico, perché dà ancora l'idea, in alcuni casi sembrerebbe di individuare anche le strutture romaniche delle chiese, che poi dopo il 500-600 sono state tutte completamente, come dire, trasformate per ricostruzioni delle chiese. Ecco, interessante Osteria di Marzabotto, perché ci sono anche notazioni di questo tipo dal punto di vista territoriale, quindi non solo le chiese, ma alcuni anche, Castello Barbazza a Marzabotto, che si trovava dove ora c'è la Villa Aria vicino al Museo Etrusco. Bene, il video è molto più lungo, ma è molto ripetitivo, quindi era soltanto per dare un esempio di quali sono i singoli elementi all'interno delle singole pievi. Grazie mille. A questo punto direi che possiamo chiudere questa parte con l'intervento di Alessandra Curti dell'Archiginnasio, della Biblioteca dell'Archiginnasio, che ci parla, ci annuncia quella che sarà la mostra di queste, dedicata a questi acquerelli. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Io ringrazio gli organizzatori di questo incontro per l'invito rivolto alla Biblioteca dell'Archiginnasio a parteciparvi. Purtroppo la collega Clara Maldini, che doveva intervenire e presentare un contributo, è stata impossibilitata a farlo. Ma io sono molto contenta di anticiparvi l'iniziativa espositiva che verrà ospitata dopo l'estate in Archiginnasio. È una mostra curata da Renzo Zagnoni e da Roberto Lavanti, allestita in collaborazione con la biblioteca, e verrà ospitata nelle teche poste nell'ambulacro dei Legisti. Il periodo è appunto subito dopo l'estate, dal 9 settembre al 9 di ottobre sarà visitabile, e direi che è un'occasione unica per vedere riuniti i disegni della collezione del dottor Osti, 13 mappe acquerellate del Cinquecento, insieme al disegno di proprietà dell'Archiginnasio, che è conservato nella raccolta di piante del territorio e che rappresenta il suburbio, la porzione meridionale. E direi che è un'occasione per approfondire la conoscenza di documenti, di fonti per lo studio del territorio, di fonti per lo studio anche della cartografia e della rappresentazione del territorio. E io ho visto alcune riproduzioni, direi che sono molto belli anche dal punto di vista pittorico. In alcune di queste mappe ci sono particolari come alberi, funghi, animali, molto interessanti e apprezzabili, gradevoli. E quindi ecco, un altro elemento che collega la mostra all'Archiginnasio è la figura di uno dei due realizzatori delle mappe, quel John Berblock, di cui ci ha parlato ampiamente Roberto Lavanti, perché come ha detto prima, John Berblock studiò diritto nello studium, e quindi negli anni 70 del Cinquecento, e possiamo immaginarcelo che attraversò quell'ambulacro dei Legisti per recarsi nell'aula magna dei Legisti, proprio lì dove verrà collocata sono collocate le teche della mostra. E ancora in Archiginnasio ci sono ben tre stemmi che lo ricordano.
Quindi ecco, ricordo anche che nel periodo di apertura della mostra, che ripeto dal 9 settembre al 9 ottobre, il 29 di settembre, così se volete già segnarvi la data, è prevista una giornata di studi di approfondimento dei temi della mostra inseriti nel contesto della storia della Bologna della Controriforma. Quindi non mi rimane che invitarvi a visitare la mostra e vi ringrazio. Grazie mille ad Alessandra Curti. Se ci sono domande da parte del pubblico, le raccogliamo adesso. Vedo una mano alzata. Aspettiamo il microfono che arrivi. Prego. Sì, io sono da sempre molto interessata all'aspetto cartografico nel campo della ricerca storica. Per diversi anni ho sfruttato le piante, le mappe e le vedute della biblioteca dell'Archiginnasio, ma conosco anche bene certe imprese che più che cartografiche sono artistiche, come questa di John Baerbock, ma subito ho pensato, quando si parla di cartografia misurata, mi è venuto in mente quel prezioso archivio di disegni e di misure relative ai disegni che sono i periti agrimensori dell'Archivio di Stato. Proprio perché forse è proprio della cultura tecnica, che non era comunque formalizzata fino al Settecento, che nascono le imprese cartografiche realmente misurate. Noi dei periti agrimensori abbiamo sia la bella copia fornita al committente, sia gli appunti del perito, appunto, agrimensore. A volte la competenza del perito si sommava poi anche alla piacevolezza del disegno e quindi a un risultato anche artistico, come sempre succedeva. Oltre alla precisione misurata, si forniva al committente anche un risultato molto piacevole da vedere, anche per la necessità ovvia di fornirlo di rosa dei venti per capire l'orientamento del disegno. Quindi forse all'incrocio fra varie figure, come quella di un John Baerbock, che comunque è un giurista, non ha una formazione tecnica, ma è arrivato comunque a dei risultati che per la sua epoca, secondo me, sono molto importanti, e invece personale più tecnico, quale appunto i periti. I periti esistevano, i periti idrostatici, agrimensori, architetti, che possono fornire quel qualcosa di tecnico e di misurato in più che rende il prodotto, oltre che bello, anche molto più preciso. Ma credo che anche per studiare questi fenomeni occorrano magari l'incrocio di varie competenze attuali, perché io mi rendo conto molto bene che da storico non ho le conoscenze di un geografo, non ho le conoscenze di una persona che sappia usare gli attuali software per esaminare la cartografia. Quindi ben vengano sempre queste imprese che ci permettono di conoscere meglio questa cartografia storica, che ha un valore eccezionale. Clara Maldini avrebbe parlato, penso, della cartografia del territorio della città di Bologna, che avrebbero aperto, io credo, ai vostri occhi un panorama sterminato e bellissimo proprio di rappresentazioni dalla fine del Cinquecento fino al secolo scorso. Grazie, non so se Maria Luisa vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione. Condivido pienamente quello che ha detto e le chiedo se lei è dell'Archivio di Stato e se queste cose sono
cioè se potessimo fare due chiacchiere dopo per eventualmente magari imbastire un pensiero, una prova, qualcosa. Sarebbe bello. Io però frequento l'archivio di Stato dal 1978, sono una dipendente ad honorem, diciamo, ma purtroppo lo frequento solo come fruitore e quindi non posso impegnarmi per l'amministrazione. Okay. Sì, però sì, sarebbe veramente una prospettiva molto bella quella di poter collaborare anche con l'archivio di Stato. Senz'altro. Penso che anche loro nell'ottica attuale di far conoscere il loro patrimonio, di valorizzarlo sempre di più, potrebbero senz'altro aderire a delle imprese di ricerca. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, c'è un'altra domanda qui davanti. Grazie. C'è qua una richiesta per una domanda, aspettiamo il microfono. Grazie. Buongiorno, volevo chiedere se i materiali che abbiamo visto oggi si potranno poi fruire sul sito dell'associazione o dell'archivio, ad esempio il video che è molto bello, se li pubblicherete da qualche parte. Grazie. Sì, diciamo che la pagina in cui è stato promosso questa giornata fa parte delle pagine del mercoledì dell'archivio e del servizio patrimonio culturale, quindi caricheremo il materiale in queste pagine, direi, Maria Luisa, senza nessun problema. Video, chiediamo al dottor Semenzato che ci dia la possibilità di farlo, e per quanto riguarda anche le vostre presentazioni, direi che non ci sono problemi. Quindi sì, saranno nel sito ufficiale del patrimonio culturale del mercoledì dell'archivio. Io nel frattempo controllo se ci sono domande per chi è collegato online, ma non vedo domande in arrivo. C'è Buongiorno un'altra domanda, prego. Mi chiedo perché non compaiono notizie sulla pieve di Monteveglio. Se può rispondere e anche di Zagnone, lascio la parola. Grazie. Non compaiono notizie sulla pieve di Monteveglio né su altre 38 pievi, perché gli elenchi delle pievi bolognesi del XIV secolo, non mi ricordo esattamente il numero, ma mi pare che fossero 52 le pievi, quindi sono un po' di più, e quindi il motivo è molto semplice: sono andate perdute. Quindi questa serie di acquerelli sono arrivati fortunosamente fino ad oggi, e quindi mancano moltissime delle pievi. Se voi guardate quel volume di cui dicevo prima, che abbiamo fatto alcuni anni fa sulle pievi bolognesi con l'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, per ogni pieve c'è una scheda e sono moltissime, quindi Monteveglio non c'è per questo motivo, perché è andata perduta, come è andata perduta la pieve di Casio, no, quella di Casio c'è, la pieve di Verzuno, la pieve di moltissime. L'elenco è quello pubblicato sugli atti e memorie delle depozizioni di Storia Patria dell'anno 1300, il primo elenco delle circa 50 pievi bolognesi. Voi sapete bene che le vicende degli archivi sono sempre complesse, e ci sono cose che si conservano e cose che vanno perdute. Qui abbiamo pubblicato comunque l'elenco. Sì, diciamolo forte, perché qui c'è l'elenco di tutte le pievi bolognesi di quel periodo, e quelle invece che sono state, cioè ci sono quelle che ci sono e quelle che non ci sono, e quindi è possibile confrontare. Ovviamente è anche possibile che questo tipo di iniziativa, bisogna parlare nel microfono, non ti parlo. Dicevo, è anche possibile che grazie a questo tipo di iniziative altre riproduzioni di questa serie possano tornare alla luce, eventualmente nelle collezioni private di qualcuno che riconosce lo stile e quindi può eventualmente contattare noi o il Servizio Patrimonio Culturale e arricchire questo lavoro. Ecco, vi dico solo questo: quando Mario Fanti pubblicò nel 64 il primo articolo su queste cose, lui aveva visto in antiquariato altri due acquerelli dei Suburbi,
Quindi dei suburbi ne abbiamo uno Osti e uno Archiginnasio, ma i suburbi erano quattro: Settentrione, Meridione, Est e Ovest. E ne abbiamo solo due, due però abbiamo la riproduzione, perché lui la pubblicò, e quindi noi abbiamo pubblicato la riproduzione della riproduzione. Non sappiamo dove sono, perché sono state vendute, come spesso purtroppo accade, sul mercato antiquario. Ci sono altre domande in sala? Online vedo che non ci sono domande. Voglio fare io una domanda a lei, dottor Zagnoni. Allora, io come formazione sono un agronomo paesaggista, ma mi occupo presso il settore patrimonio culturale della promozione della qualità della natura e del paesaggio, quindi ho un approccio territoriale, no, diciamo, al mio lavoro. Chiedo, un lavoro di questo tipo, la scoperta intanto di questi acquerelli e il lavoro che è stato fatto dalla collega Garberi di georeferenziazione e quindi di attualizzazione di quelle che sono le rappresentazioni cinquecentesche, potrebbe dare vita a un progetto territoriale di scoperta del territorio sulla scia di queste pievi, ovvero un percorso che le colleghi e consenta proprio di tramite la cartografia storica, la cartografia attuale, la rappresentazione artistica e la visita sul luogo, fare un approfondimento di conoscenza del territorio. Certamente sì, sulle pievi noi abbiamo anche pubblicato altre cose più specifiche, per esempio sulla pieve di Monteveglio abbiamo pubblicato un fascicolo sulla storia della pieve di Monteveglio con anche una serie di rappresentazioni iconografiche, quindi se abbiamo voglia di metterci sì, molto volentieri. Noi sono molti anni che studiamo queste cose da tanti punti di vista, io personalmente prevalentemente dal punto di vista storico, però per esempio anche dal punto di vista storico-artistico, ci sono alcune delle pievi, in particolare Panico e Rofeno, che sono anche splendide dal punto di vista della loro struttura romanica, e altre con trasformazioni molto radicali in epoca 5-600esca e quindi barocca, per cui un'idea di metterle insieme, di fare un itinerario, di pensarle in questo termine sicuramente può essere realizzato. Ecco. Grazie. Io aggiungo solo quello che ho detto prima, mi scuso se insisto. Noi cerchiamo soci, quindi se tutti i presenti diventassero soci sarebbe una cosa assolutamente strepitosa. Chi per caso volesse farlo, là c'è il nostro segretario, che gli chiederei di alzarsi in piedi così si vede, perché poi c'è anche la pelata quindi si riconosce molto bene, che può dare sia i volumi costano 25 euro, ma in occasione di oggi li vendiamo a 20, in occasione della presentazione, più le altre pubblicazioni dell'associazione. Abbiamo regalato a tutti una copia arretrata di Noether per far vedere che cos'è la rivista. Bene, ringrazio anche di questo momento promozionale doveroso, vista insomma l'importanza di questa associazione da un punto di vista culturale e territoriale, quindi assolutamente. Prima però insomma di questa parte lascerei lo spazio al dottor Osti, che ha concesso fondamentalmente tutto questo, visto che ha consentito l'accesso al materiale originale e agli studi su di esso. Quindi io organizzerei così: nella sala accanto c'è una preview, chiamiamola così, di quella che sarà la mostra che si terrà in Archiginnasio, così come annunciato in precedenza. Sono presenti 6 acquerelli originali che possono essere appunto visti, li abbiamo allestiti appositamente. Chiedo al dottor Osti di spostarci di là e di raccontare un po' la storia di questi acquerelli, il loro ritrovamento e tutto quanto ci vuole raccontare. Grazie, spostiamoci nell'altra sala e chiedo di dare un microfono al dottor Osti in modo che possa essere sentito da tutti comodamente. Grazie. Allora, qui però abbiamo un problema che si sente solo qua. Non so se si sente, sa? Perché qui non è...